Prof. Stefano Rò, finalmente è arrivato l'atteso reintegro, un po' la fine di un incubo per lei, potrà tornare in cattedra finalmente. Sì, finalmente potrò tornare in cattedra e questa per me è la cosa più importante, decisamente. Ecco, ci spiega un po' com'è andato questo processo, la decisione è arrivata attraverso una conciliazione. Sì, a noi è stato proposto un accordo conciliativo che prevede il reintegro, che ha portato anche, come dire, a qualcosa di negativo, che è la perdita di un anno di lavoro, degli effetti giuridici di un anno di lavoro e che ha lasciato a mio carico una buona parte delle spese legali. Però era anche una conciliazione, come dire, che non, un accordo conciliativo che non potevamo permetterci di rifiutare perché sarebbe stato troppo rischioso. Questo mi ha permesso comunque di rientrare in cattedra, che è l'obiettivo decisamente primario e più importante. Adesso spero che l'attenzione su questo tipo di situazioni rimanga alta perché, come dire, rimane inevaso, inaffrontato l'assurdità di questo tipo di licenziamenti, che invece va veramente messa in questione perché ci troviamo di fronte a licenziamenti in tronco di persone che in buona fede dichiarano qualcosa perché quello è presente sui certificati penali che a loro viene rilasciato dall'istituzione pubblica, per cui è poi un assurdo che a partire da questo ci sia licenziati, insomma. Fra 10 giorni quindi tornerai in classe, una grande emozione, immagino cosa dirai ai suoi studenti. Eccoci qua, non so cosa dirò, direi che probabilmente sarò molto emozionato, di sicuro. Difficile fare previsioni, però sono felicissimo di poter essere quel giorno, insomma.